presidente federale ha disposto un minuto di raccoglimento in memoria di Cesare Maldini, bandiera del Milan e della nazionale italiana, scomparso oggi 3 aprile a 84 anni. Mister, una considerazione su questa rimonta in extremis del Lentigione. È una grande soddisfazione, non era facile perché eravamo sotto di 2 gol a fine primo tempo e i ragazzi sono stati bravissimi a crederci fino all'ultimo secondo e penso che sia un'impresa perché non bisogna dimenticare che la Correggese è dal 15 ottobre che non perdeva in casa dal 2015, quindi facendo un conto sono 5 mesi e mezzo, quindi i ragazzi hanno fatto veramente qualcosa di incredibile. Mister, una considerazione dopo questa partita, dopo questa rimonta subita, un ottimo primo tempo della Correggese, poi cosa è successo al secondo tempo? Beh no, non riesco a scindere i due tempi. La Correggese ha fatto una grande partita, il calcio un'ora che ha vinto, si può vincere in tante maniere, il Lentigione ha vinto come ha vinto, bravi loro, però io sono orgoglioso di come ha giocato la mia squadra. Credo che abbiate visto tutto che c'è un nuovo modulo di gioco, no? Che è il fallo tattico, che è fantastico, paga molto soprattutto se non ci sono i cartellini gialli, per cui di fronte a questa nuova metodologia di lavoro che io non sono in grado di contrastare va così, però onore a Lentigione che
Come vi dico sempre, rispetto al risultato del campo, lo rispettiamo anche stavolta, però voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. Si è visto una squadra che ha giocato a calcio e un'altra squadra che ha vinto. Ma sai, sinceramente devo dire quello che pensano i tecnici in tribuna, fanno bene a stare seduti in tribuna perché la panchina è un'altra cosa, no? Per cui i signori tecnici in tribuna che continuino a star lì perché hanno una visione da rapaci, da voltoi, no? Per cui è molto carino il trespolo che c'è, proporrei alla società di avere anche dei trespoli così queste arpie si possono sedere sopra più comodamente. Però al di là delle battute così, sicuramente ho sbagliato sul 2-0. Però chiaramente, perché mi piace rendere le partite misteriose, sarà un discorso che affronterò io e nelle ore della notte, perché sicuramente sarà una notte insonne per me, perché oggettivamente perdere una partita così è incomprensibile. È il bello e il brutto del calcio, no? Io credo che una squadra che abbia giocato così a calcio per direi 70 minuti, perché fino al gol sul rimpallo non mi ricordo un'azione degna di nota da parte del Lentigione, poi il rimpallo e questo rigore che è stato così, insomma, una nostra ingenuità, peccato però credo che sia molto più semplice per me ripartire dalla qualità di gioco che abbiamo espresso rispetto ad altri. Questo me lo sento dire proprio con... Poi ripeto, c'è chi si porta a casa i 3 punti e è soddisfatto, io mi porto a casa 0 punti, però sono orgoglioso di come si è giocato a calcio. Fai pure. Alessandro, il gol dell'ex è arrivato proprio all'ultimo secondo. No, sì, dai, ogni tanto un po' di fortuna viene anche a casa mia. È da un mese e mezzo, un mese e una settimana che praticamente mi alleno male perché ho male sotto un tallone. Oggi stavo un po' meglio, il mister mi ha messo dentro. Diciamo che è andata bene, dai, per oggi. Ma l'importante non è tanto il mio gol, ma i 3 punti per la squadra. Raccontaci il gol proprio all'ultimo, proprio nella tua ex casa. No, beh, com'è stato il gol? Ho allargato la palla a Simo, Fida, ha messo una gran bella palla, il difensore penso l'abbia sfiorata, un attimo davanti a me ho, diciamo, abbassato il testone, che ce l'ho abbastanza grosso, e la palla attraversa gol, se non sbaglio. Poi ho perso secondo me anche la schiena. Sì, comunque l'importante, ripeto, che la palla sia andata dentro. Mi dispiace un po' per i miei ex compagni che comunque fino al 90° e passa avevano dato l'anima e tutto, però ci sta, il calcio è bello anche per questo. Si prende, si dà, no, niente. Oggi ci è andata bene a noi, ripeto, 3 punti molto importanti per il morale, perché comunque anche se la salvezza l'abbiamo raggiunta, abbiamo i playoff che li vediamo vicini, tentare non nuoce, anche se le altre squadre sono comunque molto forti, noi ci proviamo. Insomma, dopo tanto tempo si torna dal primo minuto, un salvataggio, il peccato forse il risultato finale. Sì, era importante per noi oggi vincere questa partita perché ci agganciavamo al treno dei playoff. Peccato, un primo tempo dove avevamo fatto una gran partita, inizio secondo tempo anche, peccato nel quarto d'ora finale che siamo calati un po', poi anche l'espulsione ci ha un po' tagliato le gambe, poi questa rimonta che però noi dovevamo fare qualcosa in più per evitarla. Un peccato perché la Correggia aveva giocato fino al momento al gol del 2-1 o comunque soprattutto nel primo tempo aveva giocato veramente un bel calcio. Sì, oggi dopo la sosta siamo tornati a dimostrare la nostra forza, una squadra che gli piace giocare a calcio, abbiamo giocato tutto il primo tempo davvero molto bene, meritando il doppio vantaggio, rischiando di fare anche il terzo gol, poi quel piccolo episodio del 2-1 ha riaperto la partita e dopo un piccolo blackout ha causato la sconfitta. Idris, sei il personaggio della Correggese della settimana, la tua convocazione in nazionale, il tuo esordio con gol, 2 vittorie per la tua nazionale, raccontaci intanto com'è stato indossare la casacca della tua nazione. Era un sogno, perché rappresentare il nazionale è un disegno di tutti i giocatori di calcio.
Era una cosa, quando arrivava il convocatore stavo benissimo, benissimo, ma mi dai la mano perché sto facendo bene qua, la squadra stai portando bene e per quello mi ha fatto arrivare a questi punti. Ho sentito moltissimo bene. E poi il gol. Eh sì, è un gol che ha fatto sognare tutti i paesi. E per la prima volta dalla storia di mio paese, 22 partite, ho vinto proprio a casa, non competizione. È una cosa che nessuno aspettava che poi succeda con quella squadra che è più forte di noi, ma è arrivato perché cada partita c'è una storia. Cosa ti hanno detto a casa quando hai segnato il gol e li hai informati? Chi è che ti ha poi accolto? Che, se qualcuno ti ha festeggiato in maniera particolare? Era tutti stavano in piedi, tutti i paesi. Non mi riuscivo a prendere il cellulare quando finisce la partita. Era tutti, anche il presidente, anche tutte le persone vuole cigare vicino a me, che è una cosa, da momento impossibile, ma è una gioia incredibile che non dimentica mai. La prima di tante, però speriamo. Spero che sì. Senti, parliamo della partita di oggi. Forse tu sei entrato negli ultimi minuti. Un peccato, però, se la Correggese vinceva 2-0, poi questa rimonta finale. Era duro perché questa squadra mi fa arrivare prima in nazionale. Mi piace sempre vincere con questa squadra perché mi dai la vita. Quando ho perso non mi esce a fare niente, so lavorare per arrivare la prossima settimana per vincere. E so quella che mi sta dalla testa in questi momenti, che è duro perdere una partita così. Ma spero che continuiamo a sognare e lavorare per arrivare sempre alto.